Stasera siamo stati un po' penalizzati dalla pioggia, ma ben ritrovati chi c'era le volte scorse e ben arrivato chi invece è la prima volta come alcune nostre amiche. Allora, ringrazio ancora una volta Padre Ermanno, che è qui con noi questa sera, per averci ospitato in questa bella sala verde che anche ha visto tante volte Raimon Panica, accolto sempre festosamente da tutti noi. Poi ringrazio la Yakabook che ci porta sempre i libri di Panica e l'Opera Omnia, è uscito proprio in questi giorni l'ultimo libro, non l'ultimo, ma uno degli ultimi libri dell'Opera Omnia, che è Cristianesimo e Induismo. Poi ringrazio sempre la nostra Fondazione Arbor, che ormai da 12 e più anni ci sostiene in tutti questi nostri incontri, in questo cammino di conoscenza e di amore, come diciamo. Allora, questo è l'ultimo dei tre incontri che hanno voluto dare un assaggio dell'attualità del pensiero di Panica, cogliendo anche l'occasione del centenario della sua nascita. È nato nel 18 e siamo nel 18 del secolo dopo. Già da 8 anni, con Gianni Vacchelli, che penso ormai tutti conoscete, scrittore, saggista e last but not least amico soprattutto, con un pensiero veramente importante da grande studioso quale è Gianni, e ci tengo a sottolinearlo perché per me è veramente un corroborante. Come dicevo, da 8 anni abbiamo sempre fatto nel piccolo spazio di Via Lomazzo una comunità di ricerca, così come Panica la indica: un incontro tra amici, una ricerca dialogica, un tornare a farci insieme domande e soprattutto saper sostare nella non risposta, una risposta che ha sempre bisogno di silenzio, di tempo e di spazio fuori dall'accelerazione e che invece siamo abituati a vivere. Ecco, nell'occasione di questo anniversario abbiamo voluto appunto spostarci da una piccola comunità per poter offrire a più persone l'occasione di avvicinarci a questa figura e all'opera di Panica, e questo è il senso di questi tre incontri, dove abbiamo scelto tra i molti tre temi possibili. Nel primo incontro abbiamo esplorato la spiritualità mistica panicariana, cercando di scoprirne l'attualità e la potenzialità in ognuno di noi, e questo è importante. Mistica come dimensione umana di profondità per godere in pienezza della vita e della pienezza della vita, questo è importante. Nel secondo incontro invece siamo entrati a contatto con il suo pensiero vivente, esperienziale e critico in modo dialogale, mai uno scontro, ma sempre un fertile e amorevole incontro con l'alterità, dentro e fuori di noi. Non solo la crisi economica mondiale, di cui tutti ci siamo resi conto che ci tocca, ma altre crisi stanno lavorando in silenzio, passano quasi inosservate, ma sono pericolose come un cancro e portano a prospettive dannose per il futuro anche della nostra democrazia. La crisi culturale e la crisi dell'educazione ci interpellano, non sono virtuali, toccano ognuno di noi nella carne. Sono necessarie una cultura e un'educazione pluraliste che ci aiutino a confrontarci con le fragilità umane, a vedere come la cooperazione e la reciprocità siano contaminanti tanto quanto il disprezzo verso chi chiamiamo sottosviluppato o inferiore. Ritrovare solidarietà, ritrovare empatia, incoraggiare la responsabilità e la fiducia è il cammino. Troppo spesso, questo l'abbiamo visto, Gianni ce l'ha illuminato bene, troppo spesso le nostre scelte e le nostre affermazioni non ci appartengono veramente. A volte sono un riflesso delle convenzioni, di un sentito dire, dai genitori, dagli amici, dalla moda, dalla televisione, dal web.
Questo accade perché non ci fermiamo per chiederci in che cosa crediamo realmente, quali sono i nostri veri bisogni, i nostri valori, i nostri ideali, i nostri sogni, che cos'è che ci rende veramente vivi. Ecco che la dimensione mistica di silenzio e di ascolto e la dimensione del pensiero responsabile e critico sono inseparabili, camminano insieme e sono bene illuminate da Panikkar in queste parole. Il mistico non si lancia nell'attivismo, né si dispera, ma non si tura nemmeno le orecchie, né lascia inerte le mani. Sa che l'acqua si apre il cammino dove non v'è alveo e che esistono fiumi sotterranei che dissetano e fertilizzano la terra. L'incontro di questa sera invece verte su un tema essenziale per il momento che viviamo, dove l'altro ci è accanto e non si può certamente rimandare a casa come se niente fosse. Ogni momento della vita è radicalmente nuovo. Certo, possiamo e dobbiamo attingere aiuto dal passato, ma gli approdi e i naufragi di ieri non sono quelli di oggi. Altre sono le ragioni, altre le paure e altri gli odi. Quella che chiamiamo erroneamente e ignorantemente economia, perché non ha nulla a che vedere con il buon governo della casa, è oggi in una mortifera e criminale simbiosi con la tecnologia. Sappiamo bene che in ogni tipo di simbiosi non c'è vita, ma è uno stato patologico che può e deve essere smascherato e curato, e oggi c'è in gioco la vita del cosmo intero. Ecco che in questo scenario, dove la tecnologia non è affatto neutra e dove l'economia crematistica, Gianni ci ha ricordato, accumulo, sfruttamento di ogni risorsa umana e cosmica, è una nuova colonizzazione. Il pensiero panicariano ci viene in soccorso indicandoci due movimenti necessari al dialogo tra noi, tra culture, tra fedi, tra tradizioni: il movimento intraculturale e il movimento interculturale, di cui, ripeto, siamo fieri di portare questo lavoro in università con i giovani. Il primo indica il tornare alle nostre radici, il movimento intraculturale, alle nostre tradizioni, per scoprirle più feconde e variegate. C'è un grande bisogno di silenzio, di interiorità, di quiete. Non si può cambiare tradizione o religione come si cambia d'abito. Dobbiamo riprendere il cammino tracciato dai nostri antenati, ripercorrerlo e ridare alle parole il loro significato primigenio. Riscoprire che la parola crea realtà. All'inizio era il verbo. Il secondo movimento, quello interculturale, ci dice che non possiamo non tener conto che oggi nessuna cultura, nessuna religione, nessuna civiltà ha la forza sufficiente o è in grado di dare all'uomo una risposta soddisfacente. Le une hanno bisogno delle altre. Bisogna sforzarsi perché avvenga una mutua fecondazione tra le differenti cosmovisioni umane. Tutte sono necessarie per far fronte alla situazione attuale, perché tutti siamo portati verso lo stesso destino. La verità, ci dice Panikkar, non è univoca, per cui non è riducibile a un solo concetto. Essa si manifesta come pluralismo della verità. Ecco, qui ho cercato di riassumere i nostri tre temi che abbiamo scelto, e adesso lascio a Gianni, ringraziandolo ancora del contributo, sul tema inter e intraculturalità. Grazie. Bene, grazie Patrizia, buonasera a tutti voi. E allora ancora grazie a Padre Ermano per l'ospitalità, e a te Patrizia, alla Fondazione e appunto a tutti voi che siete qui, nonostante la pioggia che pure ci ha rinfrescato un po'. E, allora, questa sera sì, ci occupiamo di queste due parole, interculturalità e intraculturalità,
che sono due parole molto importanti nel pensiero di Panikkar, soprattutto la prima, interculturalità, mentre invece la seconda, intraculturalità, è una parola usata poco da Panikkar stesso, compare veramente poche volte nella sua opera, è accennata ed è un tema che probabilmente Panikkar ha lasciato da sviluppare. Io mi sono molto occupato del tema dell'intraculturalità in quello che ho scritto. Potrei dire che è proprio un filone, insomma, che è un po' valorizzato e maggiormente teorizzato questo tema. Quindi vi dirò un po' di che cosa si tratta e in parte lo sentiremo dalle parole stesse di Panikkar. Però è interessante vedere questo, se voi mettete anche su Google semplicemente Panikkar interculturalità, vi escono tante cose. Panikkar intraculturalità invece molto meno. E del resto l'opera di Panikkar è un'opera che ha bisogno di essere prolungata, di essere vissuta, di essere approfondita anche. Non è che Panikkar ha detto tutto, grazie al cielo, insomma, quindi e così è tante volte di opere pionieristiche che danno degli spunti. E che poi invece richiedono il nostro contributo. Qualcuno di voi poi l'altra volta questa mi ha fatto qualche domanda anche come dire individualmente, e molto bene, vi invito proprio a senza paura ad entrarvi nella selva panikkariana intanto, quindi da dove inizio, da dove voglio, perché l'opera di Panikkar è un po', come dire, mi pare che sia un po' come un frattale, quindi quando leggo un articolo leggo sempre un po' tutto, quindi farsi un po' guidare dalla propria rabdomanzia interiore. Io per esempio incontrai Panikkar così, in libreria, per caso, per chi vuole dire così o per altri motivi, per chi piace le letture più teologiche, e quindi mi affascinò un titolo e per cui, no, cioè, liberi, sicuri, cioè si va e si studia, è importante questo, ecco, veramente vi invito, ma non in questo caso nella veste di professore, che peraltro mi va sempre più stretta, nella quale mi trovo sempre meno a mio agio, che invita gli allievi a studiare, ma studiare, sapete, è desiderare proprio, per cui cercate, sempre di più, sono opere molto interessanti, molto emozionanti, e magari qualche emozione la trovate anche nel leggere alcune cose che ho scritto io, perché siamo in questa tendenza di uno studio che vorrebbe essere un po', se mi si passi la parola, erotico, che è una cosa bella, molto bella, per noi diventa solo un po' semipornografica, invece è una cosa bellissima. Panikkar era un uomo, era un Erastes, era un uomo pervaso dall'eros, proprio questo anche affascinava di lui, no? Una dimensione così schiacciata nella nostra civiltà, e anzi qualcuno dice che civiltà è proprio il contrario di eros. Ciò che è civiltà è il contrario di eros, il disagio della civiltà, diceva Freud, no? Quel grande liberatore inguaribile pessimista, e per cui in effetti è vero, la civiltà è proprio tutto ciò che ci normalizza, ci blocca, ci tiene in un'accezione, naturalmente ci tiene fermi, no? Ecco, allora mi viene subito da dirvi l'intraculturalità, così inizio dalla parola meno nota, l'intraculturalità. Che cos'è? L'intraculturalità significa entrare, per esempio, dentro la tradizione europea e, come dire, scoprire che non so niente della tradizione europea. Perché, ad esempio, le cose che dominano oggi la tradizione europea non sono tutte, anzi, sono una punta dell'iceberg della tradizione europea. Oggi siamo, tra l'altro, la tradizione europea oggi soffre da morire, insomma, no? Basterebbe vedere anche la nostra Europa, che cos'è, no? La nostra Europa un tempo era una comunità europea, adesso è diventata un'unione europea, è tutta basata su un pensiero economico economicistico,
ed è di trazione nord-atlantica. E quindi capite che la nostra Europa mica è solo nord-atlantica, ma soprattutto Gran Bretagna come fedele, come dire, portavoce degli USA, e Germania. E dov'è la tradizione europea? Poi la Germania mica è solo la Merkel, è Goethe, è Hegel, è Kant, è Meister Eckhart, è Böhme. Allora capite che cosa significa? Significa proprio che io entro dentro una tradizione, ma dire europea è già troppo grande. L'europea è immensa. L'Europa quanti anime ha? Capite? Pensate, abbiamo l'Europa meridionale, che oggi patisce anche dal punto di vista economico, abbiamo l'Europa dell'Est, e quindi abbiamo il frammento slavo, abbiamo indubbiamente l'influenza di Bisanzio anche, che si faceva sentire sulla nostra Europa, abbiamo il frammento arabo in Europa, perché è molto importante, abbiamo il frammento scandinavo, abbiamo il frammento irlandese, l'Irlanda è sempre stata una cosa a sé. Basterebbe pensare a cosa hanno fatto i monaci irlandesi, che hanno conservato in momento del crollo dell'impero moltissimi dei manoscritti e trascritto con grande amore tante cose della nostra tradizione. Poi abbiamo il frammento provenzale. Capite? L'Europa è un coacervo incredibile, profondissimo di tradizioni, e quindi con anime infinite. E invece noi ci troviamo un'Europa adesso che è tutta, come dire, pragmatista, utilitaristica, razionalizzata nel modo deteriore, e l'intraculturalità ci aiuta a smascherare questa cosa e a vedere che la nostra tradizione è infinitamente più ricca. Infinitamente più ricca. Ecco, quindi l'intraculturalità è quella che mi fa vedere che anche a casa mia, potrei usare questa metafora, anche a casa mia ci sono un'infinità di stanze che io non vedo. Questo è assurdo, no? E dice, beh, a casa dell'altro non la conosco l'interculturalità. Allora entro nella casa dell'altro, dico, ma pensa, ma guarda come è costruita, che strano, diverso, il testo così, spioventa, guarda come è orientaleggiante. E va bene, questa nell'interculturalità. L'intraculturalità invece è che io in casa mia ci sono un'infinità di stanze che non ci sono. Ed è come se io vivessi in un solaio. Un'immagine kierkegaardiana, insomma, questa. Kierkegaard dice, come uno che possiede una grandissima villa e sta nel solaio. Dice, ascolta, amico mio, va bene che bisogna esplorare le profondità, però esci fuori. E quindi abbiamo un'infinità di stanze. Ecco, quindi la domanda dell'intraculturalità molto importante è sempre quale. Quindi uno ti dice l'Europa e tu gli dici quale. Lui si innervosisce subito. Se invece è pieno di Eros, è contento, dice ah sì, dice beh, che bello, grazie che mi hai fatto questa domanda. Se invece è un po' bloccato, come siamo tutti, però non è una cosa bella quando siamo bloccati, quale dice cosa vuoi sapere? Quale dice quale Europa parli? Ce ne sono tantissime. Quella che ha vinto, quella che ha vinto perde da tanti altri punti di vista. Ecco, capite, questa è l'intraculturalità e ci fa entrare anche in una parola che è molto panicariana, che è quella del pluralismo, che non è solo il pluralismo delle culture, è il pluralismo interno alla propria tradizione. Quindi tu impari che quando usi Europa va bene come un segnale stradale. Europa è come se io ti dessi un segnale stradale. E allora tu capisci, ah sì, va bene, Europa, non è Stati Uniti, così, finita lì. È una concettualizzazione così grossolana che appena si inizia a pensare, a ragionare e a dialogare insieme in modo profondo, va subito smantellata. Perché non esiste l'Europa, esistono le Europe. Cioè si impara sempre che si entra in fenomeni plurali. D'accordo? Non esiste la letteratura italiana, esistono le letterature italiane. Non esiste il cristianesimo, esistono i cristianesimi.
Non esiste l'induismo, questo si applica anche poi negli altri ambiti, però gli altri ambiti per noi sono esotici e quindi già conoscere qualcosa dell'induismo. L'induismo è per antonomasia una religione immensamente poliedrica. E quindi io posso trovare i monaci acosmici che rifiutano tutto, il corpo, chiusi nella caverna sull'Himalaya, e posso trovare le celebrazioni più intense del corpo, dei suoi profumi, della sessualità come veicolo di spiritualità. E questi sono gli induismi. Dici, ma com'è possibile che ci siano così? Così, gli induismi sono questa cosa. È chiaro che l'induismo acosmico è lontanissimo dall'induismo invece incarnato. E io potrò scegliere quello che è più consentaneo a me, quello che sento più umano e così via. Ecco, però questo fenomeno è molto importante ritrovarlo nella nostra tradizione. E questo rende molto umili anche, perché ti fa capire che non sai niente. Non sai niente, cioè perché sai veramente poco. E ti fa capire anche che è come se esistesse un futuro del passato. È una bellissima espressione usata da Ernest Bloch e da Walter Benjamin. Un po', insomma, uno che influenza l'altro, no? Un futuro del passato, cioè ci sono tutte queste anime dell'Europa, per esempio, che adesso sono morte sotto alcuni punti di vista, però non sono come le anime morte di Gogol, ma sono lì che aspettano di incarnarsi ancora. Capite? Aspettano che noi le riprendiamo, perché non è vero che sono morte. Hanno momentaneamente perso per tornare di straordinaria attualità oggi. Questa cosa si capisce bene anche se faccio il gioco, no? Così giochiamo anche un po', né? Se inizio a pensare, ma come sarebbe andata se l'Europa, se per esempio la modernità fosse nata dando ascolto a Francesco e a Dante? È bellissimo, è un gioco bellissimo. Uno che diceva, io mi sono un che quando amor mi ispira noto, quindi io sono uno che ha al centro l'amore, Dante, quindi amo ergo sum, e l'altro, vabbè, insomma, l'altro un innamorato pazzo, costante, che girava e parlava con gli animali, predicava agli uccelli, riusciva a danzare anche davanti ai cardinali, per cui se riusciva a danzare anche davanti ai cardinali, capite? E questa è una. Questi erano degli inizi. Pensavano a un'altra modernità. Uno che abbracciava i lebbrosi, che non è un atto di un frate, ma è una dedizione agli ultimi. No? Cioè, gli immigrati, diremmo. No? E capite? È un'altra idea di modernità, totalmente diversa. Quindi, amo ergo sum, non cogito ergo sum. Ad esempio, ne verrebbe un altro straordinario romanzo. Però tu dici che bello che sarebbe stato. Però il punto è che quelle cose sono vive. E Bloch dice, tutto ciò che accade, accade sempre a metà. Una frase straordinaria. Quindi tutto ciò che accade, ciò che ha perso, ma ha perso a metà. E ciò che vince, ha vinto, ma ha vinto a metà. E intanto c'è questo futuro del passato, cioè questa intraculturalità, queste radici che attendono di essere riscoperte. Pensate appunto, lo citavo credo anche l'altra volta, al frammento cataro-provenzale, o comunque provenzale, di cui era incantata Simone Weil. È questa civiltà che ha prodotto la poesia provenzale, che ha riportato la donna in auge in pieno Medioevo, da cui è rinata tutta la poesia volgare, provenzale, francese e poi italiana, e che si è diffusa in tutta Europa, che ha al centro l'uomo e la donna, che ha al centro una visione erotica del mondo. E che fine hanno fatto? Questa a un certo punto è arrivata la crociata, Cataro Albigese, Papa Innocenzo III, boom, spariti. Poi questi hanno fatto anche qualche errore, esageravano un po' su alcune cose, ma c'era un'altra idea di civiltà, capite? C'era un'altra idea di civiltà. Quindi, e tu dici, ma è fantasioso? Beh, è sussistita, aveva una sua economia, aveva delle corti bellissime, era una civiltà di grandissima raffinatezza. Quando vediamo il loro massacro, non c'è dubbio, insomma, che se paragoniamo i massacratori ai massacrati, se devo guardare la qualità
di quelli che ci sono in gioco, beh, insomma, non c'è dubbio che i massacrati siano infinitamente più elevati e più degni dei massacratori. Capite? E anche lì curioso, se vado a vedere vedo che erano coinvolti un po' di francescani già, e pensate il povero Francesco che cosa doveva pensare, non pensava perché grazie al cielo non c'era più, ma aveva già capito che buttava male, e c'erano dentro parecchi domenicani, anche se sembra che San Domenico sia sempre stato lontano dagli aspetti di violenza della persecuzione, mentre invece tanti suoi domenicani in pieno dentro. Capite? Anche questa è intraculturalità. È un esercizio, direi quasi da chimico. Ti metti lì e vedi, pesi, è così bello che salvi tutto poi sotto alcuni punti di vista, Vedete che io qui sono riuscito a salvare San Domenico, e mentre invece i domenicani un po' li ho bacchettati. I francescani bacchettati, però Francesco esce integro. Ma non è vecchia arte della DC questa, no, è proprio la... Che ogni tanto uno dice la rimpiangiamo pure, pensate a che punto siamo arrivati. ma è proprio la complessità degli aspetti culturali, quindi riscoprire proprio la propria cultura. Naturalmente basterebbe che io dica la cultura italiana, la tradizione italiana, e la guardo con uno sguardo nuovo, quindi vedo facce che non vedo più, vedo aspetti che non vedo più, e poi sono attento a una lettura di queste tradizioni, potrei dire interiore, simbolica, critica, mistica. Per esempio Dante a voi non vi hanno insegnato che era un mistico. Male, lo era, molto male, lo era, cioè non vedere che Dante è un mistico è come non vedere che un elefante ha la proboscide, è talmente evidente, eppure non ce l'hanno insegnato, no? A me in università, io ho fatto studi letterari, ma uno in università che vuole essere un mistico, ma nessuno, capite? Questo è per esempio un aspetto dell'intraculturalità, riscoprire che il più grande poeta della tradizione italiana, ma certo che è il più grande poeta della tradizione, ed è anche un grande mistico. Così come, e qui vedete come noi pensiamo tante volte di essere intelligenti e non lo siamo, se io vado in Persia, ma sanno benissimo che Rumi è un grandissimo poeta, ma sanno anche che è un grandissimo mistico. Invece io dico che Dante è un grandissimo poeta, sì, va bene, che viene a dirci? Dico, è anche un grandissimo mistico, com'è questa cosa? E non l'uno a detrimento dell'altro, è un mistico ed è un poeta. Questa è una scoperta intraculturale, che però per tanti motivi nel mondo, che c'era, se io vado a vedere, ma esiste la mistica nella tradizione occidentale? Se esiste, alla faccia che esiste, da sempre esiste. Se riprendo Simone Weil, il padre della mistica è Platone. Dice lei, poi si potrebbe vedere, forse anche quelli prima erano già mistici, sotto tanti punti di vista, no? Capite? Quindi, chi ci ha detto che Platone è il padre della mistica? Se lo leggo in Simone Weil faccio un balzo, dico, ah, che miseria. E non sono abituato a considerarlo così. Dice, tutto quello che di cui parla Platone è un cammino iniziatico. Ma c'ha ragione, Simone Weil, basta vedere il mito della caverna, più iniziazione di così. C'è dentro tutte le caratteristiche della mistica, il risveglio, il vivere in uno stato di illusione. Notate che anche lui è una cantina, sono anche loro una cantina come quelli del solaio della villa di Kierkegaard, una caverna, forse un po' meglio sotto alcuni punti di vista, un po' più naturale, però ecco, questi sono esempi della intraculturalità. Sono shock. Perché, anzi, forse ci sciocca quasi più l'intraculturalità che l'interculturalità. Non è vero, ci scioccano tutte e due. Però quando tu pensi di conoscere, invece non conosci, o conosci solo una faccia, ecco che entri in questa nuova dimensione. Sulla Bibbia, la Bibbia è un terreno straordinario di intraculturalità. Per esempio, se noi andiamo nella tradizione hindu, nell'induismo, e chiediamo a questa tradizione, sbagliato, mi correggete subito voi, a questi induismi,
ma i vostri libri sacri sono mistici? Il 95% di quegli induismi ci risponderanno sì, certo, assolutamente sì. I veggenti vedici, i rishi vedici sono dei grandi mistici, filosofi anche, teologi, tutte queste cose insieme. Se io invece faccio la stessa domanda per la Bibbia, subito dire, ma attenzione, calma, Io l'ho guardato tanto, per esempio, in alcuni libri che ho scritto. Il mio primo libro che è uscito, che ha avuto l'onore della prefazione di Panica, era proprio, e che Panica amava molto, devo dire, amava veramente molto il mio libro, era proprio la riscoperta della mistica nella Bibbia, nell'Antico Testamento. E Panica una volta mi disse, mi hai riconciliato con l'Antico Testamento. Era furbo Panica, era così, io ero contento, per 3 anni ero tutto contento. Mi hai riconciliato con l'Antico Testamento, però me la ricordo questa, anche quando sono sul letto di morte me la ricordo, ovviamente, poi l'avrà detto altri 30, però intanto me l'aveva detto anche a me, mi hai riconciliato con l'Antico Testamento, che lui diceva Antico Testamento, lasciamo perdere, anche lì scherzava, però tante volte diceva Antico Testamento, leggiamo più il Nuovo e l'Antico Testamento lasciamolo perdere. Ecco, lì era l'idea di riscoprire comunque processi, percorsi di umanizzazione e di trasformazione mistica nei racconti biblici. Abramo, Giacobbe, il Cantico dei Cantici, tutti racconti che secondo me sono dei racconti di umanizzazione e anche sono dei racconti mistici. Provavo a dimostrarlo e naturalmente tra le fonti del mio lavoro c'era proprio quello che aveva fatto Panikkar. Il pensiero di Panikkar mi aiutava a sondare le vene mistiche della nostra tradizione. Se volete anche studiare Panikkar è fare un'opera intraculturale, perché io studio un filosofo, come potremmo dire, atipico. Studio un filosofo che mette in evidenza della tradizione occidentale delle cose che non siamo abituati a vedere. E naturalmente studio anche un filosofo interculturale, perché era indiano e che quindi ci porta in un pensiero diverso, radicalmente diverso, e queste due cose convivevano in lui, in questo caso per karma, per destino, per DNA, e quindi bisognava veramente semplicemente seguire le cellule nel suo caso per far sì che questi aspetti si evidenziassero, no? Ecco, quindi capite, questo è il punto, e questo processo anche intraculturale dal mio punto di vista è appena iniziato. Cioè tutto può essere rivisto intraculturalmente, che vuol dire in una prospettiva più profonda. Io ho una vita e mi dedico a Dante, per esempio, mi dedico a tante cose, ma mi dedico a Dante, ma riesco a vedere, per quanto lo studio da 30 passa anni, ma avrò visto 5-10% di alcune cose di questa prospettiva, se ne aprono di nuovo, e mi sono divertito per la prima volta ad applicare la filosofia di Panikkar a Dante. Penso di essere stato il primo a fare questa cosa qui, è un'operazione intraculturale, e tutti i grandi, tanti dei nostri grandi scrittori, per esempio, aspettano di essere riletti così e di capire che parlano di noi, che parlano del nostro cammino interiore, che parlano della nostra trasformazione, capite? Che non erano quella barba che ci hanno insegnato a scuola, magari, se è stata una barba, se mi hanno insegnato diversamente bene, ma che erano dei compagni di viaggio straordinari, dei maestri. Virgilio lo potrei rileggere così, Omero, tutti questi che discendono agli inferi. Sono tutti dei cammini iniziatici, dei cammini mistici. Capite che prospettiva? È tutto da rifare, questo è bellissimo, è una cosa magnifica, qualcosa di stupendo. Come ha fatto Jung, no? Cosa ha fatto Jung? Ha aperto, ha iniziato a riaprire, ecco, l'opera di Jung in questo senso è anche straordinaria, no? Sia interculturale, anche se lui diceva sempre un occidentale meglio che rimanga occidentale, diceva lui, perché era svizzero anche, per cui che volete, svizzero tedesco, Zurigo, giù di lì, c'era poco protestante, cultura protestante, insomma, va bene, tutti i miracoli li potevi chiedere, ma fino a quel punto no. Però è anche, voglio dire, anche una cautela, no? In fin dei conti, dire io li ausculto soprattutto da occidentale queste cose, quindi da una parte che va sul versante dell'Oriente, ma che dall'altra rilegge i miti,
l'alchimia, per esempio, l'alchimia in Occidente. L'alchimia in Occidente è tutto un qualcosa da riscoprire. Questi mica volevano fare l'oro con i metalli, cioè è un linguaggio simbolico questo. C'è tutto un percorso dentro che il nostro Jung intuisce. Ecco un'opera intraculturale, farci vedere le cose in un'ottica rinnovata, più profonda, più critica, più interiore, più simbolica, più nutriente, più esistenziale. Ecco, questo, non so, si è capito qualcosa di questa intraculturalità, vi siete fatti un'idea? Quindi è una cosa veramente bellissima, bellissima, proprio arricchente anche qui. Non so come dirvi, da una parte certo c'è poi chi lo fa da studioso, c'è chi lo fa da scrittore, c'è chi lo fa seguendo, come uno segue quello che è capace di fare, ma tutti lo dobbiamo fare, perché queste sono cose che uno fa per la propria vita. Quindi non è che uno deve essere esperto, uno rinizia un cammino e inizia ad andare e si aiuta poi con degli strumenti, dei libri di studiosi, quello che, e poi si aiuta con il suo sentire, con la sua sensibilità, con la sua esperienza. Ecco, questo è un punto. Riscoprire proprio, ecco, questo disgrega, se volete, anche un'altra cosa che noi tendiamo a fare molto, le etichette e le concettualizzazioni. Allora, va bene etichettare le cose, io ho bisogno che ogni tanto metto un cartellino bianco adesivo e ci scrivo sopra la mia definizioncina, mi serve, ma quella è un'etichetta. Quindi mi serve per ritrovare quella cosa, appena vado dentro quella cosa mi accorgo che quella cosa è un mistero e non può essere concettualizzata. Così non butto via i concetti che servono, ma li uso fin dove arrivano. E quindi è per questo, cioè, in fin dei conti mi sembra che tutti questi percorsi siano percorsi che ci aiutano a vedere come ogni cosa, quando la approfondisci, diventa un mondo. Ogni cosa diventa un grande mondo, qualcosa veramente che quasi poi ti mette in contatto con tutto, perché da quel punto da cui tu parti e tocchi, vieni messo in contatto con tutto. Sia l'interculturalità che l'intraculturalità sono due antidoti formidabili di grandissima potenza, anche qui direi esistenziale, vitale, critica, rispetto al tempo che noi viviamo. Quindi vorrei anche dirvi che l'intraculturalità, avete inteso, parlo di un'operazione che io vedo come grandiosa, vedo come un possibile nuovo rinascimento, non sono così ingenuo dal vedere che è ancora minoritario, so benissimo che è minoritario, ma credo che sia una possibilità entusiasmante. Capite? Ecco, sia l'intraculturalità che l'interculturalità sono antidoti potentissimi al momento nel quale noi viviamo, per cui dobbiamo uscire dalla visione anche dell'interculturalità come qualche cosa, a me sembra tante volte oggi, che sia diventata già etichettata e folcloristica. Non so come dire, beh, io adesso non banalizzo questo, è molto profondo, però mi sembra che ogni tanto sia già un modo di etichettare l'interculturalità, ma io adesso prego con le preghiere di religioni diverse. E sono interculturale. Va bene, bravo, prega con le tue preghiere delle religioni diverse e sei interculturale. Però la forza dell'interculturalità è un'altra, cioè la forza dell'interculturalità è quella intanto di mostrarci, se io entro in modo serio dentro la prospettiva intraculturale, cioè vedo quanto sono vaste le mie tradizioni, hanno radici ovunque e io non le vedo. E se io entro dentro altre tradizioni invece lontane dalla mia, mi accorgo che ciò che domina adesso, per esempio il pensiero globalizzante, è di un monoculturalismo pazzesco. È un processo monoculturale, di dominio, criminoso, criminale. Questo è il processo globalizzante oggi. Quindi se io lo metto, e perché è così? Ma perché è condotto da una cultura sola? Basterebbe solo questo. Osservate anche questo fenomeno molto strano. Nessuno di noi ha problemi ad ammettere la biodiversità e la pluralità delle vite e delle specie in natura, ma quando parliamo di cultura siamo tutti ciechi. Come se questa cosa, cioè,
volto per assurdo, sarebbe come se io passeggiando in un bosco vedessi solo una specie sola. Ma penso che sarei annichilito da vedessi un albero solo, vedessi un animale solo. Dopo un po' direi, ma cos'è sto